Buonasera, ciao a tutti, ciao Fede, sei carico? Io sono carichissimo, Madonna, carichissimo, sono una molla. sono già 10 persone collegate, fateci sentire il vostro affetto. Oppure siete tutti in discoteca, venerdì sera, giornata di discoteca, quindi. Tra l'altro vedo qui pure che abbiamo gli amici, poi vi racconteremo, ecco, delle varie iniziative. Abbiamo Francesco che salutiamo. Ok, Ciao ciao Francesco. Francesco. Poi sveleremo chi è, ok? Non ti puoi nascondere, Francesco. Salutiamo pure Raffaele. Ciao Raffaele. Salutiamo ormai l'affezionato Mike. Grazie, Ciao Mike. Ti mandiamo un Mike. ringraziamento personale, giusto, Fede? Eh sì, assolutamente, perché vediamo che ci sei sempre ormai. Cioè, è quasi diventato un appuntamento fisso. Se non c'è Mike, non Esatto, c'è evento. noi ti aspettiamo, perché il corso ormai Flutter ti aspettiamo tutte le volte di vederti collegato. Grazie a tutti. Allora, partiamo velocissimamente, perché tra l'altro sarà una serata bella ricca, sarà una serata pure speciale dedicata a Flutter, perché secondo me Federico ha fatto un lavoraccio, ci presenterà tantissimi componenti e permettimi di raccontare sta roba, glielo dissi già, lo dissi già l'altra volta, che vengo da Delphi. Io ho iniziato a programmare in Pascal e poi in Delphi, quindi programmazione oggetti Delphi. Il concetto di componente è stato proprio introdotto da Delphi, dovete sapere. E c'era un sito bellissimo, che era una vera e propria community, si chiamavano le Torris Libraries, una roba del genere, non so se esiste ancora, dove venivano sfornati componenti sia gratuiti che a pagamento tutti i giorni, tipo decine e decine di componenti, e quindi andavo lì a vedere che avevo un componente che potesse arricchire o facilitarti il lavoro, diciamo, di sviluppo delle tue applicazioni. Ero piccolo, ti sto a parlare di 15-16 anni, gli albori pure di internet. Forse Federico sicuro era ancora piccino, forse che ne andavi alla scuola elementare, nel Programmavo 2000. in Delphi anch'io a quell'età, 90. sicuro. Ah, programmi in Delphi, grande, quindi conosci i componenti di Delphi, Sì, grande. proprio. E quindi no, che dire, ci sono un bel po' di novità, quindi andiamo un po' velocissimamente con le nostre presentazioni iniziali, così vi presentiamo un po' tutto. Vi condivido il mio schermo. Io sono Innocenzo Sansone, sono diciamo uno sviluppatore come voi da quando ero proprio piccino, però da 15 anni ormai faccio il lavoro di community manager, tutto ciò che è collegato alle community. Da un anno e mezzo sono freelance. A voi sviluppatori che state seguendo, vi interrompo per un aspetto, cioè qual è l'aspetto? L'aspetto è che vi propongo, insieme a Federico e ad altri, tantissimi eventi di qualità, diciamo calorosi, per sviluppatori e amanti di tecnologia. Se c'è qualche azienda in ascolto e vuole sviluppare la propria community insieme a me, mi contattasse, ok? Sono andato proprio veloce, tanto mi può trovare in 10.000 modi. Però un progetto a cui ci tengo particolarmente, a cui tra l'altro sto lavorando pro bono e in cui poi è coinvolto pure in pieno Federico e tanti altri ragazzuoli che fra poco vi faccio vedere velocemente, è The Communities Bay. The Communities Bay, che cos'è? È un network di community, quindi non è una community di community, perché le community di community non esistono. È un network di community che raccoglie varie community, tantissime che ho creato io. Tante pure che ora stiamo iniziando a creare con Federico, tra cui questa qui che ora vi diciamo qual è, per chi ancora non lo sapesse, però pure community terze. Facciamo soprattutto eventi, li facciamo dal vivo, ora ne stiamo facendo tantissimi online. Come vedete, questo è il sito dove in bella mostra vedete gli eventi in corso, ma ce ne sono tantissimi che aggiungeremo a breve. E questi sono tutti gli eventi passati, tutti eventi gratuiti. Si copre veramente qualsiasi, diciamo, argomento e contenuto. Vi chiediamo di seguirci. Qui sopra trovate tantissimi altri canali, Telegram, LinkedIn, i più attivi, però abbiamo lanciato da una settimana la newsletter, quindi è uno strumento molto utile perché vi mando, prometto, mi prendo l'impegno, Federico è testimone, se no poi se ne va in galera Federico. No, scherzo. Mi prendo l'impegno di mandarvi una sola email a settimana, ok? Massimo un'email a settimana col calendario dei prossimi eventi. Quindi andate sul sito, premete iscriviti alla newsletter, si aprirà questo form che tra l'altro sto pure aggiustando, quindi una cosa alla volta, però ecco,
in realtà nome, cognome, indirizzo email, date il consenso e riceverete al massimo un'email molto secca, cruda, da sviluppatori a settimana con la lista di tutti gli eventi gratuiti ed eventuali altre opportunità, ok? Se c'è uno sconto, se c'è un gadget, un regalo, lo metterò poi alla fine del calendario. Le community che fanno parte al momento sono queste. Abbiamo delle new entry, quindi abbiamo HDG Italia, che fra poco vi comunichiamo un'altra piccola sorpresa, che è entrata da poco. Tra l'altro ne stanno entrando, diciamo, altre tre o quattro, quindi nei prossimi giorni le annunciamo, però ecco, un'altra che è entrata da pochissimo è Sviluppatori Flutter. Ti dice qualcosa, Federico, Sviluppatori Flutter? Assolutamente sì, assolutamente sì. E questa community che mi ho creato con Federico, giusto? Quindi... Ah, sì. Tra l'altro ora aggiungerà pure altre cose Federico, quindi io vado molto rapidamente, no? Perché penso che poi dirà pure due cose sul corso, dirà due cose sulla community e via dicendo. Ok, quindi Sviluppatori Flutter, finalmente abbiamo un logo, abbiamo due canali che sono... Li hai messi tu nelle slide, Fede? No. Okay. Però glielo ricordiamo. Sono il gruppo Telegram, no, il gruppo LinkedIn... e il gruppo Facebook. Partecipate sull'uno o sull'altro, su entrambi, per avere le ultime novità. Ci siamo io e Federico, quindi che vi daremo tutte le comunicazioni pure riguardo a questo corso e non solo, perché so già che Federico vi annuncerà pure di altre conferenze internazionali, quindi tutta roba interessante se vi interessa Flutter. Cioè, ciccia. Io penso che Vi ho detto tutto, facciamo vedere pure gli altri, come vi dicevo, The Committee Space è animato da me, Federico, ma poi c'è Paolo, Mattia, Simone, Alessio, Giulio, Elisa, Riccardo pure negli anni precedenti, quindi questi sono un po' tutti i partner, però andiamo velocissimamente a concludere questa roba con la new entry, diciamo, di questa settimana, nel senso che io personalmente ho avviato come organizzatore la community ufficiale di Huawei per sviluppatori in Italia, anche se in realtà è la prima community, diciamo, in Europa. Qui c'è Francesco, cioè tra collegato nel pubblico perché ci ha salutato prima, c'è Francesco che appunto lavora in Huawei Italia e quindi ci sta supportando in questa missione. E proprio perché la community Huawei parte soprattutto per lo sviluppo mobile, anche se non si limiterà a questo, e proprio perché, diciamo, lo sviluppo Flutter è appunto non solo per il mobile, però diciamo forse interessa soprattutto per il mobile, abbiamo deciso di fare una partnership. Quindi probabilmente poi avremo altre iniziative da poter fare insieme, quindi eventi pure cross community, però ci interessava quindi in questo momento presentarvi questa nuova community con cui faremo della roba insieme e invitarvi a iscrivervi. Quindi oltre ai nostri canali di Sviluppatori Flutter, ora ve lo faccio vedere al volo, poi non vi preoccupate, tutti i link, quando Federico inizia a parlare ve li mando sotto, che ve li mando nei commenti della chat. Questo è il gruppo Meetup, perché la casa di questa community è meetup.com, quindi www.meetup.com/HDG, lo diciamo all'italiana, HDG-Italia, ok? Iscrivetevi numerosi se vi interessa comunque l'argomento dello sviluppo mobile, ma non solo, ok? Detto questo, io tolgo questa la mia presentazione, però voglio ricordare due cose, perché ormai ci seguono pure per questo. Allora, legato a questo percorso, a questo corso, in realtà tutti i meetup che facciamo con Sviluppatori Flutter e a questo corso di Federico abbiamo gli attestati di partecipazione, sì. Quindi chiunque firma il registro di presenza questa sera, che è un Google Form in cui vi chiamo nome, cognome e indirizzo email, riceverà domani un attestato di partecipazione, diciamo, della serata. E in più, siccome non abbiamo ancora definito quante puntate saranno del corso, alla fine di questo percorso con Federico, praticamente rilasceremo a chi ha seguito almeno il 75% delle puntate un attestato del corso, ok? Proprio del corso Flutter, Let's Go Flutter, che stiamo, diciamo, conducendo. Tra l'altro, dopo la copertina me l'ho dimenticato di mettere, ecco, la grafica ufficiale Let's Go Flutter, ok? L'ho messa così almeno siamo circondati da quest'aura. E ultimissima cosa, proprio prima di iniziare, tanto la ribadirà pure Federico, questa sera mettiamo in regalo una licenza JetBrains, che è uno dei nostri partner, che chi sviluppa, tra l'altro pure Federico lo dirà, chi sviluppa, diciamo... In Flutter, può farlo con...
per il mobile ne troverà beneficio, perché fanno tanti IDE di pregio. Quindi avrete la possibilità di avere l'abbonamento ai loro, a tutti i loro tool, tutti i loro IDE, tutti i loro software gratis per un anno, ok? Con tutte le versioni aggiornate. La estraiamo attraverso la lottery. Quindi la lottery, che vuol dire? Che voi inserite la vostra email, la vostra foto e il vostro nome e cognome, non vi preoccupate, l'email le butto dopo, pure le foto, servono giusto per poi per darvi la, diciamo, mandare la licenza al vincitore. Estrarremo un fortunato vincitore a fine serata. Potete da subito caricare, diciamo, le vostre facciuzze, però abbiamo una novità, aspettate a caricarle. Vi do il link qui, poi lo ribadirà pure Federico, dai, diglielo tu Fede, io intanto mando questo, sì, questo link strano. La novità di oggi, che è andata un po', che stamattina ho chiamato Enzo, no? Lo racconto un attimo, ho detto, che dici Enzo, la facciamo un po' diversa oggi la lottery, no? E anziché mettere le facce delle persone, mettiamo la mascotte di Flutter, e che poi ve ne parlerò un attimo meglio nelle slide. E infatti, se andate a questo link, avete la possibilità di creare la vostra personale mascotte di Flutter, un po' in stile gamification, ok? E dovrete caricare quello che vi uscirà fuori, ok? E quindi, diciamo, non ci saranno la vostra faccia, ma ci sarà appunto una versione modificata della mascotte di Flutter, ok? Ok, esatto. Allora, ribadisco le ultime cose al volo. Attestato di partecipazione, trovate ora il link qui sotto, ve lo mando in chat. Per la lottery, create l'avatar personalizzato, scegliendo le caratteristiche, con la mascotte di Flutter, attraverso dashstar-dev.web.app, lo trovate qui sotto. Poi andate su il link della lottery e al posto della vostra foto caricate, se no non vincete, se non caricate diciamo la mascotte personalizzata, non vincete. E andate, sappiamo, quindi, siete tutti belli, però oggi vogliamo soltanto la mascotte. Esatto, oggi la mascotte. E per finire, cosa molto importante, per tutte le domande e i commenti utilizzate la chat di, come si chiama, YouTube o di altri canali, ora glielo diciamo, e quindi utilizzate, diciamo, i commenti di là, e io interromperò eventualmente Federico, gliele farò alla fine. Detto questo, il nostro gesto ormai scaramantico, e soprattutto andate sui canali di Community Space di sviluppatori Flutter, che fate, e stasera pure dell'HDG Italia, e che fate? Spollicciate, se siete su qualunque social siate, spollicciate il video. Abbiamo bisogno delle vostre spollicciate, va bene? Anche te che guardi il video in differita, spolliccia. Esatto, anche tu che lo vedrai fra 10 anni, ricordati se saremo ancora vivi di spollicciare. Allora, detto questo, io mi tolgo di mezzo, non so se tu hai già pronto lo schermo, così te lo condivido, e partiamo allora. Con Let's Go Flutter. E voilà. Ok, si vedono le slide? Sì, perfetto, vediamo la copertina, per cui io ti saluto, tra l'altro switcho la connessione migliore perché ci siamo dimenticati di switchare, diciamo, sulla mia rete mobile, perché raga, dovete sapere che fino a quando mi metteranno la fibra, spero a breve, dopo anni e anni, se ho collegato al wifi, alla rete di casa, mi vedete così, quindi la prossima volta che mi connetto sarò più bello, spero, va bene? Okay. Dice che cavolo frega, lo so, però... Meetup, bocca al lupo, io sono qui, ti interrompo per eventuali commenti, va bene? Nel frattempo vi metto pure tutti i link nei commenti, così potete... perché gli sviluppatori sono pigri, così potete cliccare. Vai, okay. Alla grande, partiamo con Let's Go Flutter, terza puntata. Ok, allora il titolo di questa puntata è Gotta Catch 'Em All Widgets, che al contrario del titolo in inglese sarà tenuto in italiano, quindi non spaventatevi, ve lo dico subito, e sarà prettamente pratico, nel senso che dopo la teoria fatta lo scorso, che riprenderemo adesso nelle slide, che abbiamo fatto la scorsa puntata, oggi ho voluto dare un taglio più pratico, quindi diciamo ci sporcheremo proprio le mani, ecco. Prima di iniziare, chi sono
E sono Federico Parezzan, sono uno sviluppatore Java, mi occupo dello sviluppo di servizi di backend, sono certificato Oracle, poi vi ho messo un po' di tecnologie che utilizzo, che conosco, insomma. Abbiamo appunto fondato questa community, sviluppatori Flutter, che appunto potete seguire su Facebook piuttosto che su LinkedIn o entrambe, dipende come, se vi piace, e dove pubblicherò degli gli eventi che vengono fatti di mese in mese, le slide, piuttosto che il codice sorgente, piuttosto che vi segnalerò un evento, piuttosto che altri argomenti che possono interessare alla community. Se volete fare domande, benissimo. Anzi, la volta scorsa c'è stato un ragazzo, mi sembra, a cui ho risposto poi in differita su questo gruppo, su una domanda specifica. Quindi, diciamo, cerchiamo di tenerlo vivo, insomma, se avete domande, di aiutarci tutti quanti, insomma. Trovate poi in basso i miei riferimenti, GitHub e LinkedIn. Sentitevi liberi di aggiungermi. E poi il mio motto, che significa sono un uomo, tutto ciò che è umano non lo ritengo estraneo, perché fondamentalmente sono una persona molto curiosa e mi piace conoscere e imparare. Sono un appassionato di tecnologia come tutti voi che siete qua. Bene, fatta la dovuta presentazione, partiamo subito con un'altra notizia. Ecco. Il 3 marzo ci sarà questo evento a livello mondiale su Flutter, quindi ve lo segnalo, sotto trovate il link per potervi iscrivere e aggiungere l'evento al calendario, se siete interessati. È una grandissima opportunità, sentitevi liberi di iscrivervi. E collegato a questo evento c'è appunto il Dashatar, che è appunto Dash è la mascotte di Flutter, e qui a destra vi ho portato quella che è uscita a me, quindi neanche a farlo apposta, sono appassionato di supereroi, quindi mi è venuto proprio il supereroe, e sotto trovate appunto il link anche qui per creare la vostra, createvela anche per la lottery, insomma. Voglio vedervi partecipare in massa. Detto questo, facciamo un breve recap. Partiamo con che cos'è Flutter. Diamo una veloce definizione di cos'è Flutter. Flutter è un toolkit di Google per costruire delle bellissime interfacce grafiche, costruire applicazioni compilate nativamente per il mobile, per il web, per il desktop, a partire da un unico codice sorgente. Cosa significa questo? Significa, uno, che le applicazioni sono veramente fatte, ha una potenza grafica che vi permette di costruire delle bellissime interfacce grafiche. Due, che le applicazioni sono compilate native, quindi avete prestazioni native, iOS piuttosto che Android. E tre, sono fatte per il mobile, ma non solo, supporta anche il web, attualmente in beta, e il desktop, attualmente in alfa. Chissà che magari il 3 marzo qualcosa diventi stabile o qualcosa vada in beta, non si sa. Comunque, a partire appunto da un unico codice sorgente. Quindi scriviamo un unico codice sorgente e quindi è un gran risparmio, soprattutto in ottica aziendale. Se voglio sviluppare in Flutter, devo conoscere Dart, che è il linguaggio di programmazione. Impararlo non è difficile, soprattutto se vieni da linguaggi come Java, JavaScript, Swift. Infatti, è un linguaggio che prende il meglio di questi linguaggi e li fa propri, no? Quindi vi ritroverete molto con la sua sintassi. Se siete interessati a Dart, abbiamo fatto il primo meetup appunto su Dart in cui illustravo facevo un getting started. Non preoccupatevi. Dimmi, Enzo. No,
No, mi permetto di intervenire dicendo appunto lo trovano sul gruppo, sullo YouTube di The Committees Bay, quindi... Hai ragione, esatto. Su, un, sempre... motivo in più per spolliciare, un motivo in più per spolliciare, ok. Esatto. E, stavo dicendo, e, lo trovate lì, non preoccupatevi se siete a digiuno, cercherò di tenere il codice il più semplice possibile. A me interessa da questi meetup farvi capire piuttosto che fare le cose, creare dei bellissimi castelli per aria, insomma. Quindi cercherò di tenere il discorso molto terra a terra apposta che... in modo che chiunque possa capire. Si parlava della licenza JetBrains, infatti per sviluppare in Flutter avete tre possibilità principalmente: Android Studio, IntelliJ IDEA o Visual Studio Code. Scegliete quello che meglio preferite. Per me, io preferisco usare Android Studio. C'è chi si trova meglio con Visual Studio Code e c'è chi usa IntelliJ IDEA. Se avete appunto questa licenza, potete utilizzare anche IntelliJ IDEA, insomma. Detto questo, in Flutter tutto è un widget. Widget è l'unità principale di chi sviluppa in Flutter. Possiamo, diciamo, associarlo al concetto di componente che viene utilizzato da altri framework, come Angular, ad esempio. Ok, grosso modo è la stessa cosa. Per farvi un esempio, qui vi mostro proprio uno screen in cui vi faccio vedere l'app bar è un componente, il testo, Flutter Demo Home Page è un componente, il bottone è un componente, tutto è un componente, e infatti vi faccio vedere l'alberatura in cui ci sono questi componenti. Fine del ripasso, passiamo adesso alla demo. Quindi... demo, sapete, chi ci segue ormai sa che mi piace molto, diciamo, tenere un tema nerd nelle mie presentazioni, e quindi un widget è apparso. Iniziamo. Ok, adesso vi mostro cosa andremo a creare. Vedete qua l'emulatore, qui ho creato un Pokédex, come potete vedere ci sono tutti i Pokémon, ci sono davvero tutti, ok, quelli della prima generazione, e creeremo appunto questa, cercheremo di riprodurre questa interfaccia che non mi sono inventato ovviamente io, ma l'ho presa da Dribbble, e quindi ringrazio il grafico, insomma, che l'ha messa a disposizione per tutti. E fine. La creeremo appunto a partire da zero, quindi qui sotto, come potete vedere, abbiamo il nostro main.dart, la nostra pagina principale, e pian pianino arriveremo, insomma. Scusa Fede, se puoi un po' ingrandire il zoomare, sì, grazie. Sì, adesso zoomo, non preoccuparti. Ok. Detto questo, questa è il main.dart, quello che facciamo è iniziamo a togliere tutto quello che c'è per andare a creare la nostra interfaccia grafica. Allora, scopo, diciamo, di questo meetup, se non si fosse capito ovviamente, è appunto analizzare, vi faccio vedere un po' di widget, diciamo quelli che principalmente poi si utilizzano, quindi in modo che possiate già costruire già delle belle interfacce. Infatti, se vedete qui, analizzandola, abbiamo delle colonne, abbiamo delle griglie, abbiamo dei box, delle immagini, abbiamo delle immagini sovrapposte a delle immagini, abbiamo dei gradienti, dei colori, eccetera, insomma. Pian pianino andremo a vedere. Ok. Faccio partire l'app, tac, che intanto ci mette un pochino, nel frattempo noi ci prepariamo. Ok. Quindi il contatore qui non ci serve. E anche questo.
anche questo. E qui al posto di ok. Un attimo di pazienza, ma ci arriviamo. Ok, abbiamo tolto un po' di roba. Quindi direi a questo punto partiamo dalla nostra app bar. Ok, la nostra app bar era bianca e noi iniziamo a creare. Quindi l'app bar è questa qua sopra dove vedete Flutter Demo Page. Iniziamo a cambiarla. Allora, per iniziare, la vogliamo bianca. Quindi iniziamo ad accettare il colore di background, quindi colors.white, ok? Diciamo, poi vedete che è un po' elevata nelle immagini che vi ho fatto vedere, invece era a livello sotto. Quindi la mettiamo a elevation pari a 0, ok? E poi il titolo che adesso toglieremo, ma ci metteremo dell'altro. Infatti avevamo due icone, okay, in riga. Per creare una riga in Flutter, quindi introduciamo uno dei principali componenti, sono le righe, appunto, che si chiamano row. Le righe, a differenza di tutti gli altri widget, di molti altri widget che possono prendere in input un figlio, ok? Le righe prendono dei figli, che sono dei children. Eccoli qua. Ok? Quindi iniziamo a definire appunto questi primi figli. Allora, il primo sarà un nostro, presumibilmente, icon button, quindi un'icona, un bottone icona. Ok? E andiamo a dirgli qual è l'icona. Utilizziamo il widget icona, dove dentro ci mettiamo icons.arrowback e andiamo anche a dirgli il colore con cui la vogliamo, quindi colors.black, se no ce l'avrebbe fatta grigia se non ricordo male. Ok, formattiamo un attimino. Le virgole che vedete qua servono appunto permettere la formattazione. Adesso faccio un salvo e viene fatta la lot reload, che è una delle funzionalità di Flutter, che permette sostanzialmente di vedere già le modifiche grafiche senza dover fare stop e far ripartire. Ed ecco qua com'è cambiato. Ok, long press non facciamo, che tanto non ci interessa, non andiamo a definire cosa succede se ci premiamo. Ok, andiamo a definire l'altro icon button. In questo icon button invece mettiamo icons.list e mettiamo here. Anche qua definiamo il colore black, non presto, non ci interessa. Ok, salviamo e dovrebbe comparire. Ok, perfetto. Adesso vedete che sono tutte e due qua. In realtà a noi serve che una sia qua e tutta a sinistra e l'altra tutta a destra. Fortunatamente row ha dei parametri. Uno dei principali parametri è il main axis alignment. Okay. Il main axis alignment ha diverse possibilità. Quello che a noi interessa è il space between. Cosa fa il space between? Crea uno spazio tra i due. Infatti l'altro widget si è spostato tutto a destra, che è esattamente quello che volevamo noi. Perfetto. Passiamo adesso al body, che è questa parte qua sotto. Ok? E iniziamo. Togliendo in realtà tutta questa cosa qua, che non è quella che vogliamo. Vede, abbiamo un po' di polemica di Giulio. Certo che però il tema chiaro non si può vedere, quindi fa un po' di polemica.
Giulio fa benissimo, però quando farà la sua presentazione col tema scuro e la gente non vedrà, ne riparleremo. Purtroppo il tema scuro diventa ancora più difficile da vedere in streaming, però accetto la polemica e vado avanti. No, ci divertiamo perché Giulio fa parte di The Committee's Bay, quindi ci giochiamo un po'. Lo dico per gli altri, perché se no dicono... Scusa, anzi, anzi, colgo l'occasione per salutarli tutti quelli i membri di Community Bay che loro ci seguono ed è grazie anche a loro che riusciamo a portare dei contenuti. Ovviamente, oltre a grazie a te, Enzo, che è scontato, però lo dico. Ok, creiamo un container. Container non è un widget che non è di quelli visibili, ok? Infatti se io adesso salvo non è cambiato niente, semplicemente è un container che è un widget che contiene, può contenere qualcosa, come dice il nome. Ok, per esempio, però a questo container andiamo a settare qualche proprietà. Ad esempio, io voglio che il colore sia sempre bianco come l'appbar, quindi definiamo sempre color colors e gli diamo white. Se adesso vado a salvare, come vedete si è aggiornata la grafica. Ok, il container invece è uno di quei widget che prende un figlio, ok, e come figlio introduciamo l'altro secondo widget veramente importante che mi preme vi portaste a casa. Prima abbiamo visto le righe, ora vediamo le colonne. Column, si definisce così, e column, come potete immaginare, come row, prenderà dei figli. Okay. Prenderà dei figli e andiamo a definirne già uno. Questi figli saranno tutti in colonna, ok? Quindi il primo sarà un testo. Ok, un testo. E lo chiameremo Pokédex. Adesso salviamo. Mi ha importato. Aspettate che non ho importato questa cosa che non mi serve. Ok. Come vedete, troviamo Pokédex. Ok. Ovviamente questo non era lo stile che avete visto, quindi andiamo subito a definire, a modificare lo stile del testo. Qua, style, okay. Per modificare lo stile del testo, cambiamo la proprietà style definendo un text style, ok? Andiamo a dirgli che lo vogliamo di una grandezza di 25 e lo vogliamo in grassetto con font weight.bold. Ok, come vedete si è già ingrandito, inciucciottito, come volevamo. Ok, adesso quello che vogliamo è che questo testo qui in realtà abbia del margine rispetto a sinistra e rispetto a destra. Quindi in realtà tutto il contenuto del container deve avere un padding a sinistra e a destra. Ora vi mostro uno shortcut. Se selezionate l'oggetto in cui volete applicare il padding, fate tasto destro, Show Context Actions, ve ne dà già alcuni, ok? Fra questi, cosa c'è? Padding, eccolo qua. E ve l'ha inserito, come vedete, quindi non dovete padding, aprire la parentesi, capire qua in fondo dell'alberatura dove chiudere, ve la dà già lui. Quindi se adesso facciamo così, vedete, mi ha già spostato un po' più in giù e un po' più a sinistra. Infatti abbiamo padding, edge insets, all. A lui in realtà non piace questo all, ma vogliamo soltanto dirgli che io lo voglio a sinistra e a destra. Infatti, faccio vedere quante possibilità ci sono, a noi ci interessa only. Only, quindi noi lo vogliamo left. E li vogliamo di 15. Top lo vogliamo di 0. Right lo vogliamo di 15. E bottom lo vogliamo di 0.
Ok, vedete, la modifica me l'ha presa ed è esattamente quello che volevamo noi. Apro una premessa per chi è un po' più esperto. È questo l'unico modo per fare le cose? Assolutamente no, ce ne sono davvero moltissimi altri modi, alcuni anche più efficienti. Faccio un esempio, la stessa cosa potevamo farla qui all'interno del container e vedete che c'è, prende la proprietà padding, dove potevamo settare la stessa identica cosa. A me personalmente piace di più avere il widget che wrappa piuttosto che la proprietà, se possibile, e quindi perché non utilizzare proprio un widget che fa esattamente quella cosa lì e la fa fatta bene? Non che l'altro non lo facesse fatto bene, però mi piaceva metterlo così. Ovviamente per fare questa applicazione ci sono milioni e milioni di modi, sentitevi liberi anche di sperimentare. Bene, detto questo, sotto Pokédex, qua sotto noi vogliamo la nostra bellissima griglia, ok? Quindi con una spaziatura. Un modo per fare la spaziatura è utilizzare questo widget, si chiama Sized Box. Ok? Sized Box, gli diciamo che vogliamo un'altezza di 20. Infatti qui sotto adesso c'è un'altezza di 20, ma lo vedremo solo più tardi. E sotto metteremo un container, eccolo qui. E, che avrà come figlio, e qui arriviamo al pezzo forte della serata, la griglia. Le griglie in Flutter, qual è il widget che fa questa cosa? Si chiama Grid View. Quindi chi lo conosce, chi viene probabilmente da Android, già qualcosa mastica, già sentito. Allora, possiamo fare Grid View a un sacco di costruttori, ok? Quello che a me interessa è utilizzare Count. Come vedete c'è Builder, Custom, Extended, potete scegliere quello che vi piace. Ciascuno ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche a seconda di quello, dei dati che avete, di quello che dovete fare. Nel mio caso mi interessa utilizzare Count. Ok, a questo punto prima di proseguire ci torna utile ottenere i dati. Allora, quindi vado a crearmi qui nel progetto un nuovo package che lo chiamiamo data. Okay. E creeremo un nuovo file che chiameremo Pokémon, un file d'art, ok? Io me lo sono preparato prima, ma perché è vero, ed è un po' tutto il dataset dei Pokémon, praticamente. E anche qui ringrazio la community dei Pokémon che gentilmente l'ha fornito in formato JSON e poi ho dovuto metterci mano io personalmente. Quindi questo, diciamo, è tutto la nostra lista di Pokémon. Come potete vedere ci sono gli ID, ci sono i nomi, c'è il tipo, c'è anche le statistiche, detto questo. Poi ho inserito anche dei metodi di utilities, tipo getName, getTypes, che sono quelli, e getID, che sono quelli che in realtà ci interessano, dove vado a semplicemente... dato l'elemento, vado a cercare l'attributo e il valore corrispondente che mi interessa. Quindi qui, ad esempio, vado a cercare l'attributo name e dentro vado a prendermi, che ne so, Bulbasaur, ad esempio. Il tipo, vado dentro type e mi prendo i tipi. E l'id, il rispettivo id, però paddato. Ci serve paddato in questo caso perché poi... ringrazio sempre la community che fornisce anche le immagini e da cui andremo a recuperare queste immagini. Ok. Bon, detto questo, torniamo al nostro main. Ok. Cos'è cross axis count? Ok. Qui sostanzialmente ci sta chiedendo quante griglie vuoi, quante colonne vuoi, ok? Nel nostro caso, come avete visto, ne avevamo due, quindi noi qua setteremo due. Ok.
L'altro parametro invece che prenderà poi questo widget sarà children. Ci torniamo, ecco, adesso si sta spaccando, non preoccupatevi, sistemeremo presto. Ci torneremo fra un attimo. Prima di proseguire, concludiamo la nostra interfaccia grafica, perché ci avevamo anche un fab. Il fab a livello di body, cioè non dentro body, ma allo stesso livello, lo creiamo, ed è un floating action button. Un floating action button si crea con il widget floating action button. Ed eccolo qui. L'onPrest non ci interessa particolarmente in questo momento, quindi cancelliamo. Però prendi un figlio. Eccolo qua, child. E qual è il figlio di questo floating action button? È l'icona. Quindi diamogli l'icona. Icon. Dentro gli diamo una delle icone già preconfigurate di sistema. Settings. Okay. E poi dobbiamo dirgli il colore. Il background color. Anzi, facciamo così. Ok, background color, eccolo qua. E lo vogliamo indigo, quindi colors.indigo. Ok, risistemiamo un attimo ed eccolo qui il nostro fab che andremo a inserire. Qui si sta lamentando, ok? E andiamo a vedere l'errore. L'errore è un errore di altezza, ok? E cosa significa? Significa che grid view, questa tipologia di widget, grid view, list view, ce ne sono davvero un sacco, prendono tutta l'altezza possibile. Infatti vedete che parte da qui, va, e qua sotto va verso l'infinito. E quindi abbiamo, diciamo, un primo approccio che faremo, e poi lo cambieremo, ve lo faremo vedere subito. Il primo approccio è settargli l'altezza, quindi del container. E lo facciamo, ad esempio, se io gli do 20, adesso non dovrebbe più spaccarsi. Come vedete, non si spacca più. Però cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro container, ok, ha un'altezza massima di 20 e dentro quell'altezza ci deve stare il grid view. Capite bene che non potete mettermi lì pixel per pixel a settare l'altezza. Adesso vi faccio vedere, vi introduco invece un metodo veramente potente, poi vi dico anche il prezzo da pagare, per settare quindi questa altezza in maniera un po' più dinamica. Poi sicuramente avremo modo di approfondire anche questi concetti più avanti in appositi meetup. Intanto ve la butto lì. Come si fa ad avere quindi questa altezza qua? Si fa con le media query. Eccole qua. Media query.of. Vediamo context. Ok. E per accedere all'altezza dobbiamo prendere size, ok? E size abbiamo a disposizione width, che quindi è questa, che è la larghezza del device. Ma noi siamo interessati all'altezza, height, quindi è l'altezza del device. Quindi da qua fino a qua. Se avete l'iPhone, notch compreso. Ok, quindi adesso... se setteremo così avremo lo stesso errore. Perché? Perché dobbiamo togliere questa parte qua sopra. Ok? Io più o meno me la sono calcolata e ho messo 180. In questo caso l'ho settata per questione di velocità, avrei dovuto aprire un meetup dentro il meetup e non mi sembrava il caso. Però vi assicuro che ci torneremo anche su questa cosa qua, approfondiremo bene. Vi faccio uno spoiler. Fare questo tipo di chiamata è molto oneroso, quindi usatelo con saggezza se dovete usarlo, e
nei progetti viene usato, ok? Ma va usato con saggezza perché richiede uno sforzo a livello di risorse. Bene. Detto questo, cosa facciamo? Detto questo, andiamo a creare le nostre card, ok? Quindi, per farlo, ci creiamo a questo punto una nuova cartella che chiameremo widget. E dentro creiamo un nuovo widget che chiameremo OkCard. Ho sbagliato. Perfetto, quindi questa sarà la nostra card. Adesso shortcut che ci viene aiuto da Android Studio, se scrivete sarà un widget stateless, quindi non gestirà lo stato, non avrà lo stato dentro di sé. Quindi se scrivete S, già vedete stateless, stateful, vi dà un po' l'aiuto, date invio su stateless e vi è già creato il widget. Dovete soltanto dargli il nome OkCard, invio, e importiamo le librerie necessarie, quindi in questo caso la material. Abbiamo creato già la nostra prima il nostro widget, insomma. Il nostro widget avrà bisogno di alcune informazioni, per esempio avrà bisogno dell'ID, final ID, avrà ad esempio bisogno del name, final name, avrà bisogno della lista dei tipi, quindi final list string types. Occhio, qui è sottointeso che è una stringa, lo capirà Dart è abbastanza intelligente da capirlo. Se io avessi voluto specificarlo avrei potuto fare anche così. Okay, adesso si sta lamentando perché quando dichiariamo final lui vuole definiamo nel nostro costruttore. Usiamo questa sintassi, this.name, this.types, this.id. Questa è la forma abbreviata per dire prendo in input una variabile tipo name, types e id e assegno name a questo name, types a questo types, id a questo id. Ok? Detto questo, andiamo avanti e iniziamo a costruire appunto il nostro widget. Anzi, facciamo una cosa interessante. Vi commento questo, parte qua. Good. Okay. E ci andiamo a vedere appunto questo PokéCard, così iniziamo a costruirla. Introduciamo un altro, a questo punto, widget fondamentale. Ok, un altro widget fondamentale, se lavorate mobile, sono le card. Ok, quindi card. Qua una. Ok, e ad esempio, la nostra card la vogliamo con una elevation di 2, quindi la vogliamo un po' più rialzata. La vogliamo con le forme arrotondate intorno, quindi faremo un shape di... Andiamo a dirgli qual è la forma. Usiamo round
dead rectangle order, okay. E andiamo a dirgli quant'è il border radius. Border radius circolare lo vogliamo, e lo vogliamo di 20, in double di 20. Ok. E la nostra card deve avere dei figli. Quindi cosa ci mettiamo dentro la card? Ci mettiamo un container. Quindi mettiamo un contenitore. E andiamo a dirgli come lo vogliamo questo contenitore. Sapete, avete visto prima che anche questo... intanto era arrotondato, aveva aveva i bordi e aveva pure il gradiente, quindi usiamo decoration, quindi per lo stile, andiamo a dirgli che vogliamo un gradiente lineare in questo caso. Lui prende una lista di colori, ok. Qui ho definito dei color types in creiamo una nuova nuovo package che chiameremo const, dove dentro ci metteremo le nostre costanti e chiamiamo color underscore type. Anche questo copiamo e incolliamo. Come potete vedere, per ogni tipologia di Pokémon andremo a associare un colore differente. Quindi per i normali un brown con una diversa varietà di marrone, per il fuoco un rosso e via dicendo. Quindi torniamo di qui. Quindi, color. Color type punto get color type e andiamo a dirgli che il tipo è di types, quindi il tipo principale del Pokémon è il primo colore. L'altro invece sarà lo stesso identico, ma con un'opacità di 0.7, quindi va dal più scuro al più chiaro. Sta lamentando. E giustamente, perché decoration non prende una linea grande, ma prende un box decoration. E come figlio quindi praticamente un decoration prende un box decoration. Tra i vari attributi di box decoration c'è il gradiente, utilizziamo il widget linea gradient per definire qual è che è il gradiente. Adesso qua si lamenta perché types non gliel'abbiamo dato, cioè non gli stiamo dando in input. Potremmo farlo in realtà, perché no? Quindi no, anzi lo faremo più tardi, intanto lo teniamo così. No dai, facciamo così, tiriamo via, scommentiamo questo e mostriamo. Intanto abbiamo la nostra prima, quindi via questo, abbiamo riscommentato la nostra grid view e qui dentro children in realtà non abbiamo bisogno di definirli uno a uno i nostri children, lo facciamo in maniera un po' più dinamica. Quindi andiamo a ripigliare la nostra variabile Pokémon che avevamo definito dentro beta, ve lo faccio rivedere, eccola qui, quindi questa variabile che contiene tutti i Pokémon,
Quindi Pokémon. Importiamo. Andiamo a utilizzare un po' di programmazione funzionale. Map, quindi mappiamo ogni Pokémon in una Poké Card. Okay, una Poké Card che avrà come name, get name di E, quindi element, come types, get types e come id get id adesso qui il formato è meglio Ok, e dobbiamo dirgli che questa in realtà è una lista, quindi qua dove si chiude, punto, list. Ma si lamenta, probabilmente c'è una parentesi, sì. Ok, e infatti come vedete abbiamo già iniziato a creare, qui ci sono tutti, quindi c'è una card per ogni Pokémon e vedete che ad esempio per Bulbasaur che era verde, parte da un verde e va a un verdino un po' più chiaro, per ad esempio Charmander va per un rosso un po' più scuro a un rosso un po' più chiaro e via dicendo. Ok, quindi questa parte l'abbiamo completata. Torniamo sulla nostra Poké Card. E continuiamo, diciamo, con quello che c'è da fare. Vedete che il container, noi la card gli abbiamo detto che la vogliamo circolare, qua il container ce l'ha fatta diventare è sopra sostanzialmente, quindi la sta coprendo. Quindi dobbiamo applicare questo metodo e applicare la stessa identica cosa che abbiamo applicato alla card. E per farlo, facciamo qui. Abbiamo applicato al decoration del box decoration del nostro container. E, come vedete, è diventato adesso arrotondato. E, ok, quindi a questo punto il nostro container non gli abbiamo ancora detto qual è il figlio, quindi iniziamo a definirlo. E come figlio utilizziamo adesso un altro widget veramente importante ed è lo stack. Lo stack, come dice il nome, consente di sovrapporre, impilare dei widget fra di loro. Ok? Quindi adesso lo vedremo meglio. Anche stack, come row, come column, prende dei figli, dei children. E andiamo a definirli. Ok? Allora, iniziamo andando a definire quello che è il nome, quindi quello che dovrà stare qua sopra in questo punto qua. Ok, quindi per farlo facciamo, definiamo un test, vediamo this.name, adesso dovrebbe comparire, infatti vedete è comparso i nomi, andiamo a dargli un po' di stile, quindi style, text. Eccolo qui. Ok. Ad esempio, il colore. Voglio che sia bianco il testo. Voglio che sia in grassetto, quindi font weight bold. E voglio infine che la grandezza, font size, sia 15.
come vedete adesso è qua. Quindi indovinate cosa possiamo utilizzare? Se avete pensato al padding, avete pensato bene. Diamogli un po' di padding. E lo vogliamo soltanto a sinistra, quindi left di 8, e in altezza da sopra di 8. Adesso vedete, si sposterà. Ok, è esattamente dove mi piaceva vederlo. Andiamo adesso, qua si chiude, ecco. Andiamo quindi adesso a mettere invece l'immagine. Per mettere l'immagine andiamo a dargli un po' di padding e vedremo const edge insets, ma in questo caso gli daremo all e lo voglio di 8. Okay. Un padding prende un figlio. In questo caso noi vogliamo che questo qui dentro noi ci metteremo la nostra la nostra immagine della sfera Poké e la vogliamo qui in basso, ok? Quindi dobbiamo dirgli mettimi quell'immagine lì esattamente qui in basso, quindi un allineamento. Esiste appunto il widget align. Come vedete, il widget, cioè la fantasia non è così strana, sono parole, il nome del widget ricorda molto chi viene da uno sviluppo, ad esempio Android, soprattutto chi viene da Android, ricorda molto, diciamo, cose già sentite, già viste, o comunque attributi già sentiti, già visti, o comunque che si utilizzano, ecco. O comunque è buon senso per chi non ha mai sviluppato, insomma. Diamogli l'alignment, quindi come proprietà alignment, non vogliamo in questo caso il costruttore, ma vogliamo esattamente uno già preconfigurato, bottom right, in questo caso. A questo punto andiamo a dirgli qual è il figlio di questo allineamento. Il figlio di questo allineamento sarà un'immagine. Un'immagine, e qui facciamo uno step in avanti, in termini di feature, un'immagine da asset. Un asset sono le immagini che voi avete qui, che avete caricato nel vostro progetto. E il percorso sarà assets slash images slash cover.png. Gli diciamo che la vogliamo di una larghezza di 80 e una altezza di 80. Ok. Adesso questa immagine non c'è. Iniziamo quindi a crearla. Dov'è che si trova Assets? Si trova qui, dentro la cartella del progetto. Quindi creeremo una nuova directory che chiameremo Assets. Vedete come è creata. Dentro ci metteremo Images. E dentro ci metteremo la nostra immagine, che adesso mi copio e millo. Eccola qua. Ok. Tutto qui? No, in realtà. Bisogna andare nel nostro pubspec YAML, che chi si ricorda della volta scorsa, il pubspec YAML è quel file che contiene tutte quante le dipendenze di progetto. Quindi qui ci sono le dipendenze ad altri progetti vere e proprie. Però se andiamo un po' più sotto, vedete che qua commentato ci sono gli assets. Cosa serve a questa cosa qua? Cioè, noi stiamo andando a dire a Flutter, dirgli guarda che gli assets dell'applicazione sono questi qua. Quindi glieli stiamo già, lo stiamo informando sostanzialmente. Okay?
Detto questo, dopo averlo fatto, dobbiamo fare un pub get. Vedete che Android Studio ci sta già aiutando. Così lui va a prendersi questa immagine. Ok, ha finito. Torniamo nella nostra Poké Card. Se facciamo un salva, adesso dovrebbe comparire. E infatti è comparsa, come vedete. Però se vedete, questa Pokéball non era di questo bianco così accecante. Aveva una sua opacità. E quindi cosa facciamo? Usiamo un widget. Esiste anche il widget dell'opacità. Ok? Quindi selezioniamo il widget image per wrapparlo con l'opacità, quindi Show Context Action. Vedete che non c'è Opacity, che è il widget quello dell'opacità, però c'è Wrap with Widget. Ci clicchiamo e lui ci ha già preparato tutto, noi dobbiamo soltanto dirgli quale widget intendiamo utilizzare. L'abbiamo definito. E andiamo a dirgli quant'è l'opacità. Opacity. E gli diciamo che l'opacità la vogliamo di 0.3. Vedete che l'immagine ha diminuito la sua opacità. Ok. A questo punto, sì. Ci serve l'immagine del nostro Pokémon. Similmente a come abbiamo fatto prima, copiamo esattamente la parte sopra e quindi avrà lo stesso padding, lo stesso allineamento, in modo che sia qui, esattamente qui sopra questa Pokéball. Ok, quello che però andiamo a togliere, diciamo, intanto è l'opacità. Per farlo, tasto destro. E selezionate Opacity, in questo caso tasto destro, Show Context Actions, e fate Remove this widget, e lui ve l'ha tolto. Prima cosa. E qui adesso vi introduco un altro concetto. Ma se l'immagine, anziché fornirla dal dentro il vostro progetto, la volete dalla rete? Image.network. Eccola qua. Adesso gli andiamo a dare qual è l'URL al posto del percorso. Tac, eccolo qui. Gli diciamo che lo vogliamo di una larghezza di 80 e di un'altezza di 90. E gli diciamo, vedete, eccolo qua. A questo punto cosa ci rimane? Ci rimane soltanto gli attributi del Pokémon da mostrare. E per farlo creiamo un nuovo widget custom che chiameremo Poké Attribute. Siamo quasi arrivati alla fine, come potete intuire. Quindi abbiamo il nostro Poké Attribute. Poké Attribute è un widget stateless, quindi non gestisce lo stato. Anche qui importiamo la libreria corretta. E Poké Attribute contiene un container con del testo. Text e basta, dove dentro verrà inserito il nome dell'attributo, quindi lo dichiariamo final attribute name. Anche qui si lamenterà perché non è stato definito inizializzato nel costruttore. Fatto. Okay. Quindi ci riferiamo a quello con this.attributeName. Diamogli un po' di stile. E lo stile che vogliamo dargli, text style al testo,
è che il colore del testo, anche qui, dovrà essere bianco. Ok. Scusate. A questo punto andiamo a definire ancora qualcosina sul nostro container, perché avete visto che questo container era arrotondato agli estremi, ok? Ed era quel bianco con un po' di opacità ed era e aveva anche del padding, ok? Quindi iniziamo a dirgli il colore. Color. E diciamo colors.white.with opacity 0.3. Adesso formattiamo un pelo meglio e aumentiamo un po' il font per tutti voi. Andiamo a dirti qual è il padding. In questo caso mi piace dargli, così anche ve lo faccio vedere almeno una volta, come attributo il padding. Quindi padding. Edge, insets, symmetric. Quindi vediamo, abbiamo visto only, abbiamo visto all, abbiamo visto symmetric. Symmetric gli possiamo dire che io lo voglio o verticalmente o orizzontalmente o entrambi. In questo caso noi lo vogliamo entrambi. Quindi vertical lo vogliamo di 10 e horizontal lo vogliamo di 12. Ok, tutto molto bello, però finora non gli abbiamo ancora detto che questo container deve essere dalla punta arrotondata, come si dice, insomma. Per farlo esiste proprio un altro widget, quindi wrap with this widget, che si chiama clip r-rect. Quindi clip round rectangle sarebbe, ok? E questo prende ha come proprietà clip r-rect border radius. Border radius punto circular, perché lo vogliamo circular, e gli diamo 50. Bene, abbiamo completato, diciamo, anche questo widget custom nostro, dobbiamo solo andare a inserire questa lista di poke attribute, perché potenzialmente un Pokémon può avere più tipi. Ok? Quindi come lo facciamo? Lo facciamo con un po' di programmazione funzionale. Quindi qui okay. Facciamo types, i tipi che gli abbiamo passato al nostro widget Pokécard, punto map, ok? Qui anziché sì, attributo, forse è un po' più bello. Ok? E qui andiamo a mappare ogni tipo con un widget padding, ok? Dove dentro ci sarà questo, diciamo che padding deve essere di 8. Ok, quindi vedete che mi perdo. Ok. E gli diciamo che il figlio di questo padding sarà appunto il nostro poke attribute. Dove come attributo gli diamo l'attributo corrente. Okay. Adesso si sta lamentando perché? Perché in realtà questa è una lista, quindi dobbiamo dargli alla fine di tutto list. Okay. Si sta lamentando perché come chi viene ad esempio dal mondo JavaScript, all'inizio bisogna mettergli i tre puntini. Adesso non, scusatemi, non mi viene il nome. Se lo scrivete, magari, se qualcuno mi sa aiutare e vuole scriverlo nei commenti,
così lo dice a tutti gli altri, a non mi viene al momento il nome. Praticamente il senso è che va di questa lista, va a prendere ogni elemento, quindi ogni poke attribute, e lo vedrete. Ok, quindi abbiamo fatto salva e come vedete è stato, ce li ha aggiunti qua sopra. Quindi dobbiamo a questo punto spostarli da qualche parte, un po' più in giù. Quindi gli possiamo dare, ad esempio, ok, ok, giustamente, perché in realtà mi sono dimenticato un pezzo qua. In realtà questi qui, sia il nome sia gli attributi, li vogliamo uno sotto l'altro. E quindi noi in realtà li vogliamo quindi in colonna. Quindi dentro definiamo un column. Qui dentro gli diamo i children. I children saranno questi. E come vedete si sono messi uno sotto l'altro, quindi Bulbasaur, Grass e Poison sono, quindi Bulbasaur e poi la lista di tipi sono messa una sotto l'altra. Prima di concludere volevo soltanto darvi un'altra cosa. Qualcuno potrebbe aver notato che vicino padding ci metto const. Cosa vuol dire? Perché ci metto const? Federico, è arrivata la risposta. Scusa, si è spaventato. Ho fatto vibrare pure la telecamera. È arrivata pure la risposta alla tua domanda. Ah, ok. Spread operator. Scusa per lo spavento, ciao. grazie, Andrea. Perché ce ne sono davvero tanti gli operatori, se andate a vedervi sulla documentazione ce ne sono davvero tanti, spread operator, grazie. Stavo dicendo, volevo farvi vedere una particolarità, appunto questo const, perché l'ho messo, no, posso anche toglierlo, tolgo, vedete, non cambia, viene fatto l'autoload dell'applicazione, non cambia assolutamente niente. Ma perché l'ho messo? L'ho messo semplicemente per un discorso di ottimizzazione, cioè cosa succede? Siccome Flutter lavora con i pixel, ok, quando avviene un cambiamento nella UI, non è questo principalmente il caso, però quando avviene un cambiamento nella UI, lui va a costruire tutta l'alberatura dei widget, quindi tutti i widget che vedete qua, li distrugge. Sto semplificando, è un po' più complessa in realtà, però per semplificarla, va a distruggere tutta l'alberatura dei widget e poi la ricostruisce. Capite che è oneroso fare un'operazione del genere. Se io vado a mettergli const, okay, questa è un widget che rimane costante, quindi niente e nessuno potrà cambiarlo. Faccio un esempio, una label fissa del tipo, mi viene in mente la label che potete mettere dentro il bottone di login, quindi la parola e il widget text, che come text dentro ci avrà login, che sarà sempre costante, non cambierà mai a runtime. Quella lì potete targarla con const e widget e Flutter, quando vedrà quel widget lì targato come const, non lo va a distruggere e a ricreare nella UI. E quindi, diciamo, gli state facendo fare del lavoro in meno. Ok. Detto questo, per oggi direi
che è abbastanza. Abbiamo fatto una bella applicazioncina, sono molto contento, spero lo siate anche voi. E a questo punto proietto... Ne abbiamo catturati un bel po' di componenti, che dici, Fede? Assolutamente sì. Quindi desidero ringraziarvi per l'attenzione e come ogni meetup, chi ormai mi segue sa che il meetup non finisce finché non c'è l'ultima slide, che è quella del meme. Non è semplice sa conoscere tutti quanti i widget di Flutter, perché ce ne sono veramente, veramente una miriade. Scusa, da dove l'hai preso questo? Perché io purtroppo mi sa che non ho seguito sta roba. Questo è il Signore degli Anelli. Quando... Sì, sono stato costretto a vederlo, ma vedi, l'ho rimosso, quindi scusate se sono poco nerd su sta roba. Ok. Io ho concluso a questo punto. Allora, siete ancora un 23-24, spero tutti vivi. Giulio festeggia, quindi Giulio stasera è iperattivo. Festeggia perché è contento e festeggia perché finalmente abbiamo finito? No, mi insulta, se vai questo, quindi... Allora, in realtà ci siamo, quindi ora io aggancio la selfie lottery, così chiudiamo in bellezza con questa licenza. Allora, ricordo al volo. Semmai, ecco, non so se l'hai caricato pure tu, caricalo pure tu l'avatar, caro Fede. Poi, se vince Fede, sì. Se lo vuoi fare al volo, così diamo l'opportunità. Ecco, questo è il link diretto, vi metto solo questo per partecipare alla lottery, però mi raccomando con la modalità che vi abbiamo detto, quindi dashstar-dev.web.app, scorre sotto, create l'avatar di Flutter, e infatti abbiamo già tanti avatar. E ora ve li faccio vedere tutti. Sì, sì. Che poi tra l'altro sembrano un po' uguali, un po' tutti uguali, perché c'è st'uccello tondo lì al centro, però poi se ci guardi bene ognuno c'ha la sua caratteristica. Quindi sì. Si sono divertiti i nostri amici. Beh, spero. Non so se vedete. Yes. C'è pure che qualcuno si diverte a caricare i Pokémon. Non vorrei che Giulio, che verrà proprio segato se vince lui. Allora, vi do proprio gli ultimi secondi. Togliamo la scritta perché Ando passa pure sotto. Dai, partecipate tutti numerosi, che tanto è anonimo, quindi cioè, non c'è la vostra faccia. E comunque non salviamo niente, non viene salvato niente. Sì, io direi di fare pure un piccolo screenshot, così lo mettiamo sul gruppo. Lo fai tu, Fede? Così lo mettiamo sul gruppo, mentre io procedo al sorteggio. Sì, dammi un secondo, faccio lo screenshot. Tac. L'animazione durerà circa 3 minuti. No, scherzo. No, perché lo dico perché ad un meetup c'era un bug e tipo l'animazione durò, era proporzionale alle distrazioni, c'era un bug per cui la prima durò 3 secondi, la seconda durò tipo 30 secondi, la quarta durò tipo mezz'ora, quindi... Ricordo, Enzo. Quindi abbiamo risolto questo bug. Allora, voglio vedere pure io un po' come vedete voi, partiamo, ok? Siamo la bellezza di 13... partecipanti, se non sbaglio, via. Vediamo chi avrà l'onore di sviluppare in Flutter. E voilà, Raffaele ha vinto quindi una licenza JetBrains per un anno di tutta, cioè nel senso dura a vita, però tu potrai scaricare tutti gli aggiornamenti per un anno di tutti i prodotti. Quindi assolutamente, cioè, è una bella licenza che ha un valore di 6-700 euro, quindi un bel valore. Raffaele. Bravo Raffaele, per seguirci, tra l'altro ricordiamo, segnatevi al gruppo su LinkedIn e su Facebook. Se andate sulla pagina dei Community Space trovate lì il link con il logo bello grande sul potere di Flutter e c'entrate. Partecipate in realtà a tutte le community che trovate lì, tra cui pure HDG Italia, che è stato, diciamo, partner di questo evento. Che dire più? Oltre alla classica spolliciata, se no poi Federico ci rimane male.
Pure io ci rimango. Ah, ecco, scusate, prima Raffaele, c'ho il tuo indirizzo email, quindi domani ti mando la licenza, va bene? Quindi non c'è da mandare nulla, non c'è da fare nulla. Io tolgo il mio schermo, dai. Così salutiamo i nostri amici. Penso che ci sarà a fine mese, il mese prossimo, un'altra puntata, giusto? Hai già pensato all'argomento? Vediamo, vediamo, perché il prossimo mese è un po' particolare, perché col fatto che c'è l'evento Flutter, vediamo se vale la pena proseguire, se vale la pena parlare dell'evento, o magari fare entrambe, vediamo, perché potrebbe essere interessante portare un meetup anche su quello. Assolutamente. Nel frattempo, allora, ragazzi, io qui vedo che ci sono 8 commenti, ho aperto i commenti, c'è studio Giulio Cardone, così lo come si dice, lo censuriamo, ok, non mandi i suoi commenti. Ok, no, tra l'altro vedo Mike, che è un po' triste che non l'ha vinta, però dai, io sono sicuro che a breve la vinci. Ciao Andrea, e vabbè, allora ragazzi, grazie mille, si è fatta una certa. Stasera non vado a correre, ma vado a cenare. Penso pure Federico, che è schiondato dal lavoro per fare la diretta. Grazie mille, dai, e ci vediamo prossima settimana, che c'è già un altro evento, e spero presto poi pure con Federico. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie di essere venuti, grazie a The Community Bay e a tutti. E grazie pure a Federico, che sta facendo sto lavoro e che continuerà a farlo. Ciao Raffaele, ciao ciao.